Salve a tutti. Wow. Allora, buonasera, bentrovati. Scusate, siete un sacco. Allora, io sono Giulia Rinaldi e sono qui per annunciarvi la partenza di quello che sarà un ciclo di conferenze che faremo qui a Verona in questa splendida location. Questo ciclo di conferenze è stato organizzato dal Centro di Terapia Strategica di Arezzo, diretto dal professor Giorgio Nardone, da me, psicoterapeuta ufficiale che lavora e vive qui a Verona, dal dottor Stefano Ira, anche lui psicoterapeuta ufficiale, che eccolo qui, che lavora qui a Verona. E questo ciclo di conferenze si chiama Technology of the Human Factor. E ha lo scopo e l'obiettivo di divulgare idee, di disseminarle, di connetterle alle persone, al territorio. Sono eventi gratuiti affinché idee e tutto ciò che circola intorno all'essere umano possa essere divulgato e appunto connesso tra le persone, tra i vari territori. Infatti poi sarà un progetto che avrà respiro non solo nazionale ma anche internazionale. Cominciamo oggi, a Verona si accende oggi. Prima di presentare la relatrice che è venuta fin qua da Firenze, ringrazio prima di tutto il Comune di Verona che ci ha permesso di costruire questo evento, e ringrazio l'Ordine degli Psicologi del Veneto, ringrazio le persone oltre al Centro di Terapia Strategica di Arezzo, come ho già detto il dottor Stefano Ira, il dottor Michele Dolci e le persone e la squadra che si è spesa per questo progetto e per il mio lavoro, ovvero la dottoressa Chiara Soggiu, il dottor Giovanni Albertini, la dottoressa Sabrina Troiani, la dottoressa Laura Bologna, Moira Girelli, founder di Aula 41 e Fabio Martari. Adesso, dopo che abbiamo fatto questa lunga carrellata di ringraziamenti, vi introduco la relatrice di oggi. La conferenza di oggi si intitola, come avrete visto, Psicopatologia della vita amorosa e la professionista qui a fianco a me si chiama Emanuela Muriana, è una psicoterapeuta breve strategica, viene da Firenze, vive e lavora a Firenze, si è formata prima con Paul Václavic e poi con Giorgio Nardone. Lascio a lei la parola e la serata di adesso. Prego. Benvenuti, con piacere vedo che in questa tanta bellezza sono stata invitata, sono venuta con grande disponibilità perché stimo particolarmente la dottoressa Rinaldi e il dottor Stefano Ira che ahimè sono stati miei allievi e con questo ho detto tutto, dove sta la differenza. Sono persone molto preparate che lavorano qui sul territorio, con me e con il gruppo di Arezzo hanno un contatto frequente perché tutte e due sono ricercatori ufficiali e quindi fanno parte dell'equipe che oltre a condurre il lavoro clinico nei propri studi partecipano alle ricerche del Centro di Terapia Strategica, ricerche che sono come dire il 50% del lavoro che facciamo. Io sono venuta qua e ho visto un po' un annuncio su LinkedIn che c'era scritto si parla di amore. No, non si parla di amore perché io non sono capace di parlare d'amore. Chi è che parla d'amore? In primis gli innamorati e poi tutta l'arte, la poesia, la letteratura, la pittura, la musica, tutti questi parlano d'amore. Noi, ahimè, si parla, almeno per quel che mi riguarda, degli esiti psicopatologici delle relazioni sentimentali.
Allora, partiamo da una cosa che tutti sanno. Ci si innamora di chi non si conosce e ci si lascia perché non ci si riconosce più. E questo è il primo dato che ci mette in evidenza quanto, come dire, la razionalità dell'essere umano sia, come dire, poco efficace nelle relazioni sentimentali, laddove il primo movens sono le sensazioni che poi diventano sentimenti. Victor Hugo, nella sua Notre Dame de Paris, fa dire questa espressione: «Oh, l'amore», disse lei, e la sua voce tremava e il suo occhio brillava. L'amore è essere due ed essere una persona sola, un uomo e una donna che si fondono in un angelo. Allora, la vita sentimentale così aulica è sempre stata descritta da che mondo è mondo, da quando l'uomo ha cominciato a scrivere, ha parlato della propria vita sentimentale, ha parlato dei dolori d'amore, ha parlato dell'estasi d'amore. Ma noi nel nostro lavoro siamo andati a cercare quali erano i criteri e quali erano gli aspetti comuni che si trasformavano poi in aspetti psicopatologici e che sono quelli che noi vediamo nei nostri studi. Émile Duchâtelet, che è stata la fidanzata, si direbbe oggi, di Voltaire, quindi stiamo parlando del Settecento, lei era una matematica, quindi una donna al di fuori dell'ordinario, scrisse: «Si conosce di più dell'infelicità che l'amore produce che per la felicità misteriosa che diffonde nella vita degli uomini». Ecco, noi siamo proprio allineati così, si studia l'infelicità. E allora siamo andati a vedere perché una relazione sentimentale a un certo punto diventa qualcosa di disfunzionale fino a diventare una difficoltà, un problema, addirittura una psicopatologia. E allora abbiamo visto che gli ingredienti perché, come dire, ciò che prima funzionava, e perdonate questo termine un po' così asettico, funzionava in una relazione, ma che da un certo punto in avanti crea quel qualcosa di, dal punto di vista dell'interpretazione, di soggettivo, che fa sì che la relazione non sia più quella di prima, che cambia. Allora, gli ingredienti sono il desiderio frustrato, mancato, il bisogno non soddisfatto, il senso di impotenza, la frustrazione che genera rabbia e il dolore. E fin qua diciamo che può essere esperienza di tutti aver provato tutti questi stati. Ma c'è un aspetto che accomuna tutte le persone sofferenti d'amore, quello di fare i conti con i propri miti personali. Cioè, come ognuno di noi interpreta come dovrebbe essere la propria vita sentimentale, le proprie aspettative, il proprio lui, la propria lei. E quindi, come dire, ognuno di noi si costruisce un'idea che noi chiamiamo credenza, un'idea del come dovrebbe essere. E spesso quest'idea, questa credenza, non è consapevole. Ognuno di noi è frutto della propria cultura. Innamorarsi noi in Occidente non è la stessa cosa che essere in India, che essere in Cina, che essere in Giappone, che essere nei paesi arabi. Qua ci si innamora e poi ci si sposa. In India prima ci si sposa e se va bene poi ci si innamora. In Cina il termine amore non fa parte della vita di coppia, ma si amano i figli, non si ama il partner. E via via.
E su questo avrete una varietà infinita di declinazioni, di relazioni sentimentali, di come dovrebbe essere, quindi questo verbo come dovrebbe essere, il condizionale, con cui le persone poco consapevoli, ma anche consapevolmente, fanno i conti. Quindi ognuno è il prodotto della propria cultura personale, quindi non basta essere europei, ma è già diverso essere dei cattolici praticanti come essere atei, e già questo fa la differenza. Quindi ognuno di noi si porta dietro una valenza squisitamente culturale, e poi c'è tutta la parte che è squisitamente affettiva. Perché in certi periodi non ci si innamora e non si vede, come dire, molte persone sento dire, beh, non c'è nessuno che mi interessa? Per motivi diversi, forse non c'è il bisogno, forse si ha paura, forse si hanno avuto delle delusioni. Forse il come dovrebbe essere non coincide con le nostre aspettative. Comunque, di fatto, noi abbiamo a che fare con un costrutto personale, ed è quello fondamentale sul quale e quello è l'oggetto del nostro lavoro. Se noi non arriviamo a questo, non possiamo cambiare niente. Questo costrutto personale noi lo chiamiamo autoinganno. E allora, la parola è brutta, spiacevole, sgradevole, ma è una traduzione brutta del termine inglese self-deception, in italiano non c'è, e non ha niente di intenzionale l'autoinganno, è qualcosa che si costruisce con il prodotto delle proprie aspettative e con la verifica sulla realtà di quello che noi ci aspettiamo. Coniugato con quelle che noi chiamiamo psicotrappole o tecnicamente tentate soluzioni. Che cosa sono? Sono delle modalità che le persone mettono in atto per mantenere o modificare o fare andare meglio la propria relazione sentimentale. Vediamo quali sono le più frequenti. Una è quella delle aspettative. Quindi, più io ho delle aspettative soggettive, squisitamente personali, che non tengono conto dell'interlocutore, più andrò incontro a delle delusioni. Ma le aspettative non possono non esserci. L'altra psicotrappola frequente è lo sento, quindi è vero. E questa è una psicotrappola frequente, perché le persone che si incontrano si guardano negli occhi, le persone che si incontrano si sfiorano la mano. E quindi questa è una psicotrappola che viene dalle sensazioni, proprio dal nostro sistema sensoriale, che è così potente che la nostra ragione poco ha a che fare. Come dire, un innamorato che sa di essersi innamorato della persona sbagliata, chi lo ferma? Avete mai dato dei consigli saggi ai vostri amici che vedete sulla via della perversione, perché si sono infilati in una storia dalla quale ne usciranno con le ossa rotte? No, al massimo li ascoltate, loro si lamentano, voi date consigli saggi e loro continuano, perché così funziona. Ma non è sbagliato in assoluto, è una condizione in cui, come dire, ciò che si pensa che sia dominante nella vita dell'uomo, e quindi la razionalità, la capacità di controllare la realtà, viene meno, perché ciò che viene dai sensi è più forte di ciò che viene dalla ragione. Un'altra psicotrappola frequente è quella di sopravvalutare. Come si fa? O sottovalutare, ma quello si fa per lasciarsi. Sopravvalutare è cosa si pensa quando ci si innamora di una persona, prima ancora anche di frequentarla. Qual è?
come ce la raccontiamo? Ho incontrato lui, lei, ed è già l'essere speciale. Come dire, è quel qualcosa che ci entra dentro come il bolero di Ravel, no? Avete sentito? Parte con delle note basse, basse, poi piano piano aumenta, aumenta fino a diventare un'esplosione di tutti, come dire, di tutti gli strumenti dell'orchestra. Così succede l'innamoramento, succede qualcosa che è al di fuori della propria razionalità. E questo, come dire, porta inevitabilmente a sopravvalutare l'interlocutore, perché quello che si prova per l'altro ci permette di, come dire, di non rovinare la nostra autostima e di convincerci che è proprio la persona giusta. Un'altra psicotrappola pericolosa è la coerenza, cioè chi è il contrario di chi invece parte dai sensi. Chi parte dalla coerenza ragiona in maniera completamente diversa, quindi il suo ragionamento è squisitamente logico, valuta la situazione, verifica se i criteri con cui si conosce l'altro sono compatibili con i suoi. La responsabilità della relazione diventa immediatamente qualcosa di acquisito. Se si spendono delle parole per il futuro, come il rito del matrimonio, sono persone sulle quali non possono assolutamente tornare indietro, perché la parola data è un valore di onestà, indipendentemente da come può essersi sviluppata la relazione. Ma tutto ciò, come dire, è anche stato spiegato in passato da dei neurobiologi, psiconeurobiologi, e hanno fatto delle ipotesi ragionevoli, più di matrice biologica, ma credo che sia anche facilmente comprensibile. Quando si prova attrazione per un partner, pare che questa sia mossa, come dire, da una bella carica ormonale che comunque nel nostro sistema organico porta, come dire, a sentire, quindi a muovere sensi verso. Dopodiché, se questa attrazione porta all'unione di due persone, e questo vale anche per gli esseri viventi di scala filogenetica inferiore, è il piacere che permette la copula e il mantenimento della specie, perché se non ci fossero questi due aspetti, probabilmente il mondo sarebbe popolato da alberi e non da esseri viventi. Allora, poi c'è un terzo aspetto che è invece una caratteristica squisita dell'essere umano, che è invece il pensare a che cosa ci sta accadendo. Allora, diciamo che tutto va bene se tutto va secondo le nostre aspettative. Le nostre aspettative sono le aspettative dell'uno e le aspettative dell'altro, le credenze dell'uno e le credenze dell'altro. Allora, qui dobbiamo mettere insieme due cose che, finché siamo in fase di innamoramento, sono due, dice un cantante, non mi ricordo chi, inevitabile follia, perché pare che sia una condizione che sia esperita da tutti gli esseri umani, compreso quelli che addirittura l'hanno pensata una relazione sentimentale senza averla mai vissuta. E anche lì in letteratura trovate documentazione a non finire. Prendiamo uno a caso, Dante Alighieri, che l'ha descritta proprio bene, no? Dante Alighieri, che era così innamorato da Beatrice, che ci ha fatto un capolavoro, però sta Beatrice, insomma, si sono detti un ciao per strada, è finito lì. Ma questo ha permesso, come dire, a lui di ripensare a tutto il sistema uomo, ma non solo Dante, insomma, tutta l'arte ci parla di questa situazione. Allora, che cosa succede però quando questo incontro di
di sensazioni che poi diventano sentimenti, perché ragioniamo sopra su a cosa abbiamo pensato, no? Perché un sentimento è il ripensamento, è la parte, come dire, cognitiva che ci porta a decodificare quello che ci sta accadendo. Insomma, ho la tachicardia che vedo lui, non è la tachicardia dell'ansia. Il cuore funziona uguale, è tachicardico, però l'oggetto è completamente diverso. E allora, cosa succede quando quel qualcosa che di unico, di particolarmente incredibile, di che crea uno stato di euforia, comincia a rompersi? Succede che un nostro collega psicologo di qualche anno fa l'ha chiamata dissonanza, cioè c'è qualcosa a un certo punto che non si percepisce più come prima. E questo qualcosa può avvenire dalle sensazioni, no? Molte persone dicono, lo sento, non so dire perché, ma lo sento. Altri dicono, no, allora lo sento perché, allora prima si faceva questo e quest'altro, prima ci comportavamo, si parlava, adesso si guarda la televisione. Quindi, che sia motivato o no, c'è comunque la percezione che qualcosa non sia più come prima, quindi c'è qualcosa che si è rotto. E questo qualcosa che si è rotto, qualcosa che ha perso una sua linearità, qualcosa che ha perso una sua prevedibilità, qualcosa che ha permesso alla persona di identificare come il proprio partner, come qualcosa di unico che permette, come dire, anche a se stesso di sentirsi unici. Quando quel qualcosa si rompe, noi diciamo che inizia la fase in cui, come dire, sapete quando si inciampa che si fa? Allora, c'è una risposta immediata, che è una risposta squisitamente organica, cioè si cerca di recuperare la posizione di equilibrio per evitare di cadere, no? E questa è la risposta più frequente in tutti i tipi di relazione. Ogni qualvolta c'è qualcosa che si rompe, si tende, come dire, a soffermarci, ma a soffermarci per capire e per recuperare quella posizione che si sta perdendo. Niente di così nuovo, perché la biologia, ma questo è un concetto che poi è stato fatto nostro dalla psicologia, è il concetto di omeostasi. Quindi ogni sistema vivente, ogni sistema umano tende a recuperare una condizione conosciuta e resistere al cambiamento in biologia semplicemente per un risparmio di energia. Ma quando si sale di livello dal punto di vista, come dire, dell'interpretazione, allora a quel punto non è solo un risparmio di energia perché è faticoso divorziare, mi diceva un signore di 66 anni ieri, dice, però è faticoso divorziare, sì, è faticoso, è impegnativo dal punto di vista energetico, ma la risposta immediata è quella di cercare che cosa? Di capire, di modificare, di aspettare, di fare qualcosa perché tutto ritorni come prima. Allora, tutte tentate soluzioni di buonsenso, tutto ciò che è bene fare, e lo facciamo in nome di che? Perché le persone che stanno male con il proprio partner, e sto pensando a persone che ci stanno male da tanti anni, non sono quelle cose, tendono a aspettare, a rimandare, a vedere se qualcosa di inspiegabile può modificare la loro relazione. Il più delle volte perché si ha a che fare con un'emozione importante, che è la paura. Un'altra emozione importante è il dolore che posso provare. L'altra è il dolore che posso creare all'altro.
L'altra cosa, e credo che sia la più importante, sia la perdita di identità in un qualche modo, perché quando si vive in coppia si costruisce un'identità di coppia, così come si costruisce un'identità di gruppo, no? Noi qua ci siamo presentati, abbiamo detto noi siamo del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, quindi c'è il noi che ci contraddistingue. Pensate, perché abbiamo delle cose in comune, no? E sono i fattori comuni che ci permettono di dire che siamo noi. E in una coppia non sono fattori così scelti, studiati, valutati come si fa noi nei gruppi di lavoro, va bene? Sono fattori che vengono spontanei. Qualcuno dice è il destino che ci ha uniti, no? E quindi, come dire, è qualcosa che è, dal quale è difficile dare una risposta immediatamente di basata sul proprio benessere, no. Quello che noi difendiamo quando ci sono dei problemi sentimentali non è il valore della nostra relazione, non è così tanto il sentimento, purtroppo, e qui comincio a disilludervi un po', ad apparirvi un po' cinica, ma considerate che noi facciamo un po' i meccanici della situazione, quindi dobbiamo riparare delle cose. Le persone resistono ai cambiamenti, ma anche semplicemente a un cambiamento di stile relazionale, perché, come dire, difendono la propria credenza. Quindi ognuno di noi è fedele a ciò che pensa, alle proprie idee in merito a, e non è così facilmente disponibile a metterlo in dubbio e a poterlo cambiare. Allora, se vi faccio qualche esempio che viene dall'attività clinica, no? Ieri ho visto due splendide persone, che sono due persone separate, che hanno dei figli, tutte e due, che vivono in due case separate, che hanno un rapporto civilissimo con gli ex partner, sono tutti belli organizzati, si fanno i programmi, fanno la loro vita, fanno i viaggi, stanno insieme con i figli dell'uno, figli dell'altro, meravigliosi. Ma veramente meravigliosi, diceva, quelle cose che raramente accadono, perché se quelli come noi si gli capita di andare a fare qualche perizia per il tribunale per le separazioni giudiziarie, devo dire che sono luoghi da cui scappare, perché quello che viene fuori è l'impossibile. No, queste sono due persone che veramente con il massimo del rispetto e disponibilità portano avanti la loro relazione finalmente d'amore. Bene, perché si rivolgono a uno psicoterapeuta? Sembra tutto funzionare. Niente, ciò che non funziona è molto semplice. Allora, la signora che è di temperamento bello organizzato, lei dice io sono americana, infatti era americana, il suo modo di procedere nella vita è avere tutto chiaro. Quindi avere tutto chiaro. Quindi cosa facciamo? Programma, vengono i tuoi figli? Bene, vengono i tuoi figli, stiamo tutti insieme. Vengono i tuoi figli? No, allora io vado da un'altra parte. Tutto chiaro. Lui invece, che è uno che quando sta seduto fa così, che guarda un po' dall'altra parte, che quando parla mette tre parole insieme, fa una pausa e poi aggiunge qualche altra cosa, cioè non capisce proprio perché lei sia così focosa, cioè non c'è motivo, perché? Il motivo ricorrente è che lui ogni tanto si dimentica di avvertire lei che magari i suoi figli vengono il giovedì invece del venerdì. Ma e qual è il problema per lui? Non c'è, tanto lo sai, no? Non c'è il problema. E questa signora dice sì, hai ragione dal tuo punto di vista, quindi correttissima. Mamma, mi fa tanto arrabbiare, diventa rossa, focosa, al punto di dire, bene, se tu non mi informi vuol dire che non ci tieni alla nostra coppia, tu pensi di portare avanti
la routine, quindi ti telefona la ex moglie, ed ecco qui che si cominciano, ti telefona la ex moglie e ti dice: puoi prendere te i bambini il giorno prima? Tu dici: sì sì, certo, pure, voglio, non c'è problema, va bene. E allora da qui partono tutti i fantasmi, comincia l'interpretazione di ciò che dovrebbe essere, che hanno sempre condiviso, ma ogni tanto non accade. Allora, in questa apparente sciocchezza, perché sembra quasi una sciocchezza, diceva, fatela passare, è così. No, non deve succedere. Allora, non deve succedere perché se succede tu vuol dire che tieni più a tua moglie che ha bisogno del giorno libero e non consulti me. Allora, è chiaro che queste due persone hanno un temperamento proprio diverso. È chiaro anche che il loro progetto è quello di stare insieme e questo è il motivo per cui noi si sceglie di intervenire in una terapia con una terapia di coppia invece che con una terapia individuale. Perché se le persone hanno un problema importante, ma hanno tutte e due l'intenzione di rimanere insieme, noi dobbiamo lavorare per cercare di sciogliere i nodi per far sì che loro tornino insieme. Noi siamo a volte in una posizione scomoda, perché a volte arrivano in due e qualcuno utilizza il setting terapeutico per sparare la sua sentenza che a casa gli veniva male. Va bene? E quindi proprio in quella situazione che cosa accade? Accade che la persona dichiara che non è più assolutamente motivata ad andare avanti nella propria storia. E allora lì è proprio un'altra cosa quello che dobbiamo fare. Dobbiamo, come dire, accompagnare queste persone a una separazione per quanto possibile ragionevole, civile, poco dolorosa, ma non lo sarà mai. Perché le separazioni pare che siano sempre dolorose, in un modo o in un altro, perché quello che si rompe l'aspettativa di un progetto. Ci fu un nostro collega spagnolo, che ricordo benissimo, è diventata un modo così di parlare, che soffriva di attacchi di panico violenti, ma veramente violenti, che questo aveva una vita completamente invalidata. E io facevo lezione a Barcellona in quel periodo, che tutte le volte mi facevano: ah, mi devi curare gli attacchi di panico. Ma questi attacchi di panico non rispondevano a nessuna terapia così efficace. Cioè, voglio dire, abbiamo un'altissima efficacia nel curare gli attacchi di panico e lui nulla. Per cui lo chiamai e gli dissi: senti, insomma, ma il problema è gli attacchi di panico e basta o c'è anche qualche altra cosa? Perché ero rimasta un po' sul limitato, visto che ero un collega, insomma, si parla tutti la stessa lingua. No, fa lui: senti, sono 2 anni che mi sono innamorata innamorato di uno, eh? Dice: non so come fare a dirla a mia moglie. E cura gli attacchi di panico, ho detto, che curo, cioè, voglio dire, che curo. E poi, insomma, alla fine quest'uomo prese coraggio, andò da sua moglie e gli disse: guarda, mi sono innamorata di Bobila, Irene, come si chiamava. E sua moglie fece: oh, meno male. Lei era un docente universitario e lavorava in Messico, quindi prendeva il suo aereo avanti e indietro ogni 15 giorni. Dice: guarda, meno male, perché io non sapevo come fartela dire, ma io c'ho un altro là. E allora, qui abbiamo un aspetto sentimentale che crea un conflitto catastrofico dentro una persona fino ad andare a creare una patologia a sé stante, proprio una patologia a sé stante, invalidante, limitante, perché quando mi venne a prendere all'aeroporto con un taxi mi fece vedere la sua macchina polverosa che era parcheggiata all'aeroporto da 3 anni, quindi vi potete immaginare, no? E che si è risolta così, per la fortuna della cosa, in cui cioè, come dire, tutte e due avevano lo stesso problema. Lui era sintomatico, sua moglie no, cercava di fare la carina perché, per non farlo soffrire, perché ovviamente si sentiva in colpa. E questi sono quegli aspetti per cui, insomma, sono decisamente occasionali, non sono così frequenti.
Ma sono quegli aspetti che ci dicono che la vita sentimentale non è per niente, come dire, voi non pensate che da noi arrivino facilmente persone che ci chiedono come faccio con mio marito, la mia fidanzata, la mia amante. Sì, ci sono anche quelli. Ma la maggior parte delle persone che noi vediamo sono persone che hanno già sviluppato una sintomatologia organizzata che poi è magari il cui generatore è una relazione sentimentale che l'ha messa, per esempio, in una condizione di dubbio non risolvibile. Perché voi pensate al dubbio. Sto con la moglie o sto con l'amante? Non è tanto raro, eh? Non lo so, non parliamo di numeri perché sennò qui salta il banco. Però, allora, sto con quella, sto... Allora, perché sto con la moglie? Sto là con la moglie per tutto quello che voi immaginate, giusto, va bene? Sto con l'amante per tutto quello che voi immaginate, altrettanto giusto. Come diceva mio nonno, di due ne facciamo una, eh? E quindi, come dire, quando le persone si pongono con una domanda così basata sul dubbio che sono incapace di risolvere, è difficile che noi possiamo lavorare orientandoli da una parte o da un'altra, perché questo sarebbe semplicemente un ampliare il dubbio senza poterlo risolvere. Va bene. Altri aspetti sono basati sul dubbio, sono basati su patologie specifiche. Altre situazioni patologiche sono il risultato di copioni relazionali che sono, diciamo che sono connaturati nella persona, ma che se sono troppo alterano la comunicazione con il partner. Poi pensate a quello che noi così un po' bruscamente abbiamo chiamato prostituzione relazionale. Immaginate cosa vuol dire questa parola. Proprio esattamente quello che vogliamo dire, cioè persone che sono disposte, pur di non essere rifiutate, pur di essere rimanere, sono disposti a concedere cosa? A concedere le cose banali della quotidianità, a non mettere nei confini rispetto ai propri bisogni, a mantenere una relazione spesso compiacente, a finire per non essere più se stesse, per cui l'altro conquista. Conquista. Se una persona ha un copione relazionale così alterato che dice va tutto bene quando va tutto male. Quindi altera, sono persone che se fanno troppo, mettono troppo in atto questo copione relazionale, diventano necessariamente un problema di coppia, perché si falsano le relazioni, quindi non c'è più un sentire condiviso, ma c'è un controllo di quello che dico affinché tu, lei non si alteri, magari se si altera mi lascia. Questa è sì una caratteristica piuttosto femminile, perché certi problemi sono un po' squilibrati sul versante femminile, ma insomma ultimamente devo dire che anche la popolazione maschile pare abbia preso atto più dei propri bisogni interiori e cade nelle stesse trappole. Quindi chi ha bisogno cerca di fare di tutto perché l'altro non se ne vada. E cercare di fare di tutto perché l'altro non se ne vada è ragionevole, ma anche qui di solito si va incontro a un'alterazione della relazione. Io posso fare di tutto mettendo in atto una disponibilità eccessiva, posso fare di tutto arrabbiandomi perché ciò che va perduto debba essere ripristinato.
Ciò posso fare di tutto mostrando tutto il mio dolore perché le cose non vanno come sono. E quindi qui abbiamo, diciamo, tre direzioni. Di fronte al crollo delle proprie credenze, quando si crea appunto questa, questo momento in cui c'è ciò che era non torna più, abbiamo tre tipiche reazioni. Una, quella di mantenere una disponibilità resistendo. L'altra, quella di come dire, andare in panico, cominciare a aver paura, cominciare a soffrire e mostrare il proprio dolore, molto femminile. Sono quelli che se vai via mi ammazzo. L'altra è una posizione invece decisamente molto attiva e che sono quelli che combattono, quindi combattono nel cercare di convincere l'altro che insomma tra di loro va tutto bene e che insomma tu potresti essere più carino, ma se tu ti sforzassi, ma se io... Ecco, in questa logica del combattere per ripristinare ciò che è successo, ciò che era... noi troviamo delle persone molto fastidiose, ma fino al combattere, fino al quello che adesso è diventata una definizione a portata di tutti, che si chiama stalker, per cui per certe persone vengono lasciate, l'altro non molla e continua a ricercare il proprio partner per rimettere in atto una relazione che non funziona. Così come si combatte attraverso una gelosia, che una sana gelosia fa piacere a tutti i partner, perché altrimenti, come dire, se non sei un po' geloso non mi dimostri il tuo interesse esclusivo, ma la gelosia è un brutto sentimento che può sconfinare facilmente nella gelosia patologica, che altro non è che una paranoia, punto. E la paranoia è una delle peggiori ideazioni di cui l'uomo può soffrire, perché, come dire, attribuisce all'altro un'intenzionalità malevola e quindi di inganno, in questo caso, da cui lui si deve difendere, lui, lei, perché ci sono anche delle gelosissime donne. C'avevo una signora che per punire lui infilava forchette nella mano di quest'uomo perché non poteva accendere la televisione, perché si guardava la televisione, persino il telegiornale. Allora tu guardi la presentatrice del telegiornale. Vabbè, voi sapete che qui siamo fuori dall'ordinario, ma è così. Perché? Perché io sono gelosa. Andava tre volte al pronto soccorso, inforchettato, il buon uomo. Allora, la domanda è, ma lui perché rimane a farsi inforchettare? Ce l'avete qualche idea? Eh? Eh? È masochista? No, non è masochista. Masochisti ci provano gusto, lui non ci provava. Andava al pronto soccorso a farsi curare. Un pochino di più, non ha voglia di andarsene, che vuol dire? L'altra potrebbe essere peggio, ma lui non ce l'aveva un'altra, lui si bastava la televisione. Una dipendenza. Allora, questo è uno degli aspetti più patologici della vita sentimentale, la dipendenza. Allora, la dipendenza è proprio così, la parola è giusta, però quello che abbiamo trovato noi nello studio dei nostri dipendentissimi, che continuiamo, adesso dobbiamo finire la casistica, ma speriamo all'anno nuovo di far uscire un nuovo libro, comunque la dipendenza non è tanto la dipendenza dall'altro, la dipendenza è la dipendenza dalle proprie credenze. Cioè, come io penso che sia e dovrebbe essere. Chi è dipendente aspetta che gli arrivi quello che lui desidera, punto. Senza cambiare partner. Un pezzo di torta. Invece no,
lì la punizione, la giusta punizione, lui sta lì, la giusta punizione, perché ha fatto ciò che non dovrebbe fare, perché se lo fa lei non lo ama. Ma anche se tenevano la televisione spenta, non erano felici. Immaginate, no? E immaginate. Allora, gli esiti psicopatologici delle relazioni sentimentali possono essere così lineari, così evidenti, ma possono essere anche, recentemente ho trattato una signora con un disturbo ossessivo compulsivo gravissimo, quelli che fanno tutti i rituali, figurarsi, ovviamente parliamo di cose bizzarre, ma che bizzarre non sono, perché quelle persone lì hanno una loro logica, no? Quindi lei faceva dei rituali magici per poter fare in modo di neutralizzare un personaggio dei cartoni animati che vedeva, aveva visto, che guardava suo figlio anni fa. E quindi immaginate una persona che ha 45 anni, che fa una vita normale per tutti, tranne pensare che per scacciare questa cosa doveva fare una serie di rituali, per esempio il lavaggio, il lavarsi delle mani, evitare certe zone della casa, non guardare in una direzione invece che un'altra, insomma una cosa estremamente complessa. E alla fine si smontava questa patologia grave, invalidante, al limite della psicosi, perché è irrazionale, ha perso completamente contatto con la realtà, eccetera, è venuto fuori che lei è sempre stata una dipendente affettiva. Come? Come funzionano i dipendenti affettivi? Lottano, 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 fanno di tutto, implorano, pregano, chiedono rassicurazioni. E pensate quanto sono desiderabili quelli che chiedono rassicurazioni. Che ne pensate, avere un partner che vi dice: ma io ti amo, non mi lasciare, lasciare. Ma perché l'altro fa? Che t'ho fatto? Fatto niente, perché mi dici questo? No, no, perché io l'ho visto che te eri distratto. Va bene. E l'essere così rassicurante nei confronti dell'altro non è automatico, come si dice spesso sulle notizie di oggi, che il dipendente incontra sempre il narcisista, che è quello che invece ha bisogno di controllare tutto. Non è sempre così. Certo che c'è una complementarietà possibile, no? Uno che è dipendente incontra più facilmente chi ha bisogno di dominare, quello che vuole, cioè cerca l'uomo sicuro, ma l'uomo sicuro non è sicuro in quel caso lì. Il dipendente cerca come... c'è una regressione proprio del funzionamento psicologico, un po' come i bambini non possono fare a meno della madre, no? Proprio, cioè l'idea che la madre possa scomparire, che non possa... esaudire i bisogni primari, che sono mangiare, bere, possibilità di dormire, cioè l'accudimento, no? Queste sono persone che vivono il terrore di essere abbandonate, queste sono persone che soffrono in una maniera a noi sconosciuta, a meno che non ci sia qualcuno che ha provato questo terribile stato, perché è come una depressione anaclitica, quella descritta per i bambini, vivono uno stato di costante allarme, ma tutto ciò che loro interpretano, lo interpretano come un pericolo, siccome un pericolo si prodigano perché questo pericolo non si accenda. E ovviamente che cosa realizzano? Esattamente quello che temono, perché se l'altro è un pochino più sano di loro, basta poco, prima o poi si stufa. Prima o poi si stufa. E per non parlare della novità del periodo, che sono le relazioni 4.0, 2.0, come dice Davide? Entriamo nelle relazioni 2.0, perché ho visto, è uscito un libro che si chiama Relazioni 4.0. 4.0 non so che vuol dire, però 2.0 condividiamo tutti. Allora, voi sapete che tutti in tasca abbiamo le pistole.
Ok? Abbiamo le pistole, no? Allora, io vedo gente nel mio studio, dice, scusi, io faccio il dentista, quell'altro lavora per un'azienda del lusso che parla cinque lingue, zampetta tra il Giappone e gli Stati Uniti, così. E loro si cercano il partner su Tinder. Voi sapete cos'è Tinder? Io non lo sapevo, loro mi hanno istruito, va bene? Allora, Tinder è una cosa 2.0, ma forse anche qualcosa in più. Uno ci mette la fotografia, dice che cosa fa. Prima c'erano le agenzie matrimoniali, ma stiamo parlando della preistoria. Ci mette la fotografia, ci mette tutti i suoi titoli. Giovane ingegnere, avvocatessa Pinco Pallo. Questo Tinder è un'applicazione che con un algoritmo cerca i punti comuni, per cui come dire, ti arrivano le richieste da quelli che sono compatibili matematicamente dall'algoritmo che lo calcola e dice se voi vi potete incontrare. C'è qualcuno che si è anche sposato, quindi non parliamo male di Tinder tout court, non deve essere un pregiudizio, però è una modalità emergente di far fronte alle relazioni sentimentali che sono ovviamente percepite come pericolose, perché è la qualità che è cambiata negli ultimi anni. Se voi guardate i film degli anni 60, Alberto Sordi, Mastroianni, a Rimini, al mare, cosa fanno questi uomini? Fanno? Corteggiano, ma si prendono tanti di quei no, ma tanti di quei no, proprio maltrattati in tutte le salse. Ma la testimonianza di quell'epoca è che i no fanno sorridere e io ci riprovo e mi diverto. Adesso siamo tutti terrorizzati di essere respinti. Quindi essere respinti da un algoritmo non fa male. Essere respinti dal nostro collega, ah no, è impossibile, no, perché poi chissà cosa penserà di me, cosa io penso di te. E quindi io credo che andiamo incontro a veramente un artefatto della vita sentimentale che dovrà un po' ritararsi in un qualche modo, perché poi ci sono delle persone che ti dicono io sono fidanzato, con chi? Mai visto, si vedono su WhatsApp. E parlano e condividono. No, quando torno a casa si accende WhatsApp. Allora io cucino, te cosa ci metti dentro la carne? Io ci metto questo, va bene. Quindi stanno insieme a 1000 chilometri di distanza e condividono la quotidianità. È così. E soprattutto più sono giovani i ragazzi e più questo accade. Quindi quella bella vita di gruppo che insomma non necessariamente da Boy Scout, ma tutta la vita d'aggregazione che è necessaria, il senso di appartenenza come gruppo che è dell'adolescenza ma anche del giovane adulto, viene meno perché c'è l'appartenenza al gruppo, ma è il gruppo WhatsApp, e c'è il fidanzato o la fidanzata che è la fidanzata online. E con la fidanzata o il fidanzato online si fa tutto, eh? Persino il mio paziente infermiere che è andato in pensione ha detto, dottoressa, io ho vissuto 34 anni in rianimazione con la morte e qui ho trovato la vita. Me l'ha spiegato nei dettagli come aveva trovato la vita. E lui la sera va in bagno, si mette allo specchio, chiama Donatella in Sardegna. E così passano le serate piacevoli e possono, come dire, scambiarsi di tutto, e qui mi fermo. Quindi, come dire, cos'è che porta un uomo di 60 anni, infermiere professionale in rianimazione, a venire da me perché c'ha finalmente una situazione soddisfacente? Non torna niente. Ma invece è tutto chiaro. È tutto chiaro perché, come dire, questa è l'unica cosa che posso permettermi, non posso fare altro. Quindi cosa faccio? Vado avanti, consapevole che
tutto passa da qui, o devo lasciare mia moglie, e se poi lei non lascia suo marito, e se poi lei vuole rimanere in Sardegna, ma io abito a Firenze, ma che tutte le complicazioni del mondo, no? E allora, quello che comunque pare essere inevitabile nell'uomo, e il manuale statistico dei disturbi mentali dice che il manuale statistico dei disturbi mentali viene redatto su una casistica, su un campione mondiale della popolazione, quindi ci mettiamo dentro tutte le culture che appartengono al nostro pianeta, e c'è un dato medio in cui pare che tre volte nella vita ci innamoriamo perdutamente. C'è a chi non gli è successo mai, c'è chi è un po' recidivo sull'innamoramento, va bene? Allora, come facciamo a distinguere un innamoramento da una storia seria, da una storia che ha futuro? È lì che l'innamoramento diventa una potenzialità, ma anche un punto problematico tout court. La mia amica neurologa un giorno mi telefonò e mi disse: senti, c'è una persona qui che piange disperatamente davanti perché è stata lasciata, ma insomma non si alza, è depressa a tutti gli effetti, che faccio? Neurologa, gli do un po' di Serenase. Serenase è un vecchio farmaco, ma è un neurolettico che si dà nei disturbi psichici maggiori. Lei l'avrebbe dato a bassi dosaggio come ansiolitico. Poi fa: no, non gli do nulla, tanto l'innamoramento è come la depressione, dura 6 mesi, 1 anno e poi passa da solo. E con questo vi metto un po' in guardia, nel senso che se sperate che l'innamoramento duri una vita, non fa parte della possibilità del nostro cervello. Quello che è possibile è che si trasformi un innamoramento in un amore, questo sì, questo è un passaggio indispensabile, ma che ha una logica completamente diversa. Trasformare un innamoramento in un amore deve permettere alle persone di poter vivere quel processo di illusione che sta nell'innamoramento e di delusione, che è proprio un processo circolare che avviene quasi quotidianamente, quel processo di delusione che è quello che ci permette di ancorare le nostre relazioni alla nostra realtà, non alla realtà che immaginiamo, no? Per cui, insomma, alla fine, che non c'entra niente con l'accontentarsi, però si può dire che con una persona si sta bene per una parte e per quell'altra parte proprio ci sarebbe proprio da scappare, ma la parte che non ci piace è talmente poca e soprattutto fa parte di quella persona che siamo disposti anche a sopportarla, perché no? Perché comunque non costituisce limite al proprio benessere. Perché, dice Giorgio Nardone, che quando una coppia funziona è perché si sono uniti, sono soddisfatti due soggettivi egoismi. E sì, perché nella relazione sentimentale noi siamo fortemente egoisti, vogliamo, fino a pretendere, e lì comincia il dato psicopatologico grave, fino a pretendere di ricevere, di avere ciò che noi desideriamo. Se questo avviene spontaneamente, è chiaro che è una coppia che funziona benissimo. Ma come nell'equilibrio di una persona, anche nell'equilibrio di coppia, ciò che permette a una coppia di continuare è un'oscillazione continua. Non può essere con lui sto bene, con lei sto male, perché lì siamo in una condizione di estrema rigidità che non permette a nessuno di compensare il divario che si crea. Quindi l'oscillazione è, come dire, l'ammortizzatore della macchina quando troviamo le buche. Se non abbiamo l'ammortizzatore, una piccola buca diventa
la possibilità che si rompa il semiasse. Invece no, ognuno di voi di noi ha sviluppato per esperienza, per cultura, per condivisione, per tante cose, delle modalità per far fronte agli urti che la situazione ci crea. Allora, questo che cosa vuol dire? Perché funzionerà? Perché questo ci permette di aggiustare continuamente quelle che sono le nostre credenze, che diventano il nostro autoinganno. Le nostre credenze sono quelle che, così come le abbiamo create, le possiamo anche limare, perché se ci fanno star male, perché le dobbiamo mantenere? È che bisogna riconoscerle e imparare a riconoscerle. A volte non è possibile, perché così come con i figli, anche nella vita sentimentale spesso si fanno tanti brutti errori con le migliori intenzioni. C'è un altro aspetto che mi piace segnalare, che è legato a queste relazioni 2.0, che ora viene definito il ghosting e l'orbiting. Cosa sono? Sono quando una coppia è in crisi, o si allontanano o si lasciano, uno dei due continua in un qualche modo a perseverare nell'ambiente dell'altro, rendendo la rottura impossibile in un qualche modo, no? Quindi sono persone che, appunto, ghosting come un fantasma, periodicamente si riavvicinano e ritornano e ritornano e ritornano con delle buone intenzioni, che le persone si rifrequentano, stanno un po' insieme e poi capiscono che non possono stare insieme. Questo diventa un gioco prolungato nel tempo, a cui è difficile dare una spiegazione, ma la spiegazione chi lo fa lo dice, e è sempre la solita: se lo faccio vuol dire che c'è rimasto qualcosa tra di noi, poi qualcosa, questo qualcosa è qualcosa che ognuno dà i suoi contenuti, però questa è veramente una situazione brutta, perché a volte viene fatta, messa in atto semplicemente per non far soffrire l'altro. Quindi mi allontano piano piano, così l'altro impara a fare meno di me. E quindi si creano modalità di sofferenza prolungata, si creano aspettative, si creano delusioni, ma quello che non si crea è una sana rinuncia, no? Quello di verificare che, insomma, provato e riprovato, aspettato e riaspettato, niente, come dire, è cambiato qualitativamente al punto che possa avere un significato ritornare insieme. Qual è il compito del terapeuta quando si presentano persone con questi contenuti? Beh, il primo compito è, noi utilizziamo una tecnica che si chiama dialogo strategico, e ci serve per fare colloqui clinici, che sono diversi dai colloqui che facciamo al di fuori del setting terapeutico, e sono domande che permettono alla persona di rispondersi diversamente e quindi di vedere le cose e di interpretarle da un altro punto di vista. Insomma, sono domande che hanno una funzione ristrutturante, cioè nel momento in cui rispondo mi do una risposta diversa rispetto a come mi formulavo io la domanda precedentemente. Serve per mettere in evidenza alla persona la disfunzionalità della propria ideazione, e serve per concordare l'obiettivo sul quale dobbiamo lavorare. Giorgio Nardone diceva, e dice ancora, che l'amore è il risultato, anzi, è il più sublime dell'autoinganni. Brutta questa, eh? E invece sembra frequente.
se ci ripensiamo un po', come dire, se voi pensate a quando le relazioni finiscono e si ha quel senso di estraneità totale, no? Dice, ma come? Ma io sono stato anni con quello lì, con quella là, insomma, con lei, con lui, insomma, quel senso di allontanamento, proprio no, non allontanamento, di estraneità. Ma che cosa è successo per vivere una cosa del genere? È successa una delusione intensa? Sì, a volte è una delusione intensa perché è capitato qualcosa di talmente incomprensibile che mi ha permesso, per effetto della delusione, perché per lasciarsi in maniera sana bisogna aver esperito una bella delusione intensa. Altrimenti è difficile. Quindi se questa è la dimostrazione che se siamo stati per lungo periodo a guardarsi negli occhi, a essere certi che mentre ti guardo tu capisci che io capisco, che ci sia una, come dire, una complicità che va oltre, che è unica, che si esperisce solo con quella persona, insomma, due autoinganni che funzionano portano in paradiso. No? Due autoinganni che funzionano e portano in paradiso. Ed è quello che tutte le persone cercano nel proprio partner, quello di vivere una condizione, una situazione parziale, insomma, può essere eterna nella anche nella quotidianità, ma insomma è l'eccezionalità che si ripete quotidianamente, insomma è qualcosa che comunque ricarica, che nutre la nostra autostima, che nutre il nostro ego, chiamatelo come volete, però comunque l'amore ricambiato è la cosa più bella del mondo, pare. Solo quelli che l'hanno vissuto lo possono vivere. Allora, come si fa a poter mantenere una relazione sentimentale senza, come dire, quando c'è qualcosa che non va, è come se noi avessimo un cannocchiale che guarda solo quel qualcosa che non va. Quando c'è qualcosa che non va, abbiamo un cannocchiale che guarda solo quello che va. Allora, tutte e due le posizioni sono posizioni che alterano la realtà della persona e ne crea altra. Quindi da una parte ignoro che il problema che ci sia, dall'altra invece amplifico il problema che c'è. E allora, l'eccesso di tutte queste manovre, l'eccesso porta a situazioni di sofferenza. Quindi io direi di concludere con la frase con cui abbiamo concluso il nostro libro, che non c'è innamoramento senza illusione, ma non c'è amore senza un po' di delusione. E con questo vi saluto.